Ciao, sono Zane di Turbolab.it. Questa sera voglio darti un rapido aggiornamento sul progetto NEM, in particolare il progetto che sottende la criptovaluta XEM. L'aggiornamento, e ho registrato questo video, perché? Per un semplice motivo, ci sono cattive notizie per questo progetto. In particolare sembra che siano veramente vicini alla bancarotta. Ma facciamo un passo indietro, vediamo di che cosa si tratta. Quindi NEM è una piattaforma per lo sviluppo di applicazioni distribuite su blockchain, contano tantissimo sulle performance, sulla modalità di sviluppo di nuove applicazioni e di fatto sono tra le prime 20 criptovalute per capitalizzazione nel momento in cui registro questo video. In particolare sono posizionate nella posizione 18 secondo CoinMarketCap. Come vediamo però XEM, quindi la criptovaluta del progetto NEM, oggi ha perso oltre il 10% perché, come dicevo, c'è la possibilità che stiano per andare in bancarotta. A scatenare il terrore dei mercati e appunto tutte queste voci circa il fatto che non riescano ad andare avanti dipende, è stato il messaggio pubblicato da un portavoce della fondazione NEM sul loro forum. Vediamo un pochino di che cosa si tratta. In particolare, il portavoce ci spiega che fino ad oggi il progetto NEM è stato organizzato tramite una serie di rappresentanti regionali decentralizzati che di fatto utilizzava il budget promozionale allocatogli come meglio procedeva. Significa che ogni regional manager, quindi ogni rappresentante locale, spendeva un pochino i denari che credeva opportuno per spingere il progetto. La nuova fondazione, il nuovo management che si è insediato appunto il 1 gennaio 2019 ha trovato però una situazione veramente critica. Dicono che stavano bruciando sostanzialmente questi rappresentanti 9 milioni di XEM al mese, quindi un sacco di soldi in attività promozionali. Che cosa ha implicato questo? Che devono fare una serie di ristrutturazioni, devono ristrutturare un po' il progetto, ma questa non è ancora la cattiva notizia. In particolare hanno detto che passeranno da un focus incentrato sulla promozione ad un focus incentrato sul prodotto. Questa di fatto è una cosa che francamente mi spaventa non poco perché significa che in questo momento stavano facendo un sacco di hype sulla loro criptovaluta e non stavano sviluppando il prodotto. Da quello che ho visto non è così perché l'attività tecnologica c'era, però di fatto già questa affermazione che devono spostare l'attenzione di più sul prodotto mi preoccupa e non poco. Di fatto cambiano anche la struttura organizzativa interna dell'azienda, quindi non ci saranno più questi sorta di manager locali che gestiranno i fondi, ma tutto dovrà passare tramite un head of finance, quindi un tesoriere o un rappresentante e diciamo, responsabile dell'allocazione dei fondi. Quindi di fatto stiamo assistendo ad un vero e proprio fallimento della struttura decentralizzata di un progetto basato su blockchain. Si torna di fatto a una struttura piramidale nel quale c'è un unico punto che decide, quindi questo head of finance, e che alloca le risorse, quindi diventano un'azienda di fatto tradizionale. Questo è un altro aspetto che mi preoccupa non poco. Grazie a questo artificio dicono che ridurranno la spesa del 60% rispetto al ritmo a cui stavano andando in precedenza, ma qui arriva la bomba. Cioè, persa in tutto questo comunicato c'è la vera novità che probabilmente ha fatto cadere i mercati. Dichiarano di avere di fatto un mese e soltanto un mese di fondi rimasti. Dopodiché, che cosa significa? Che hanno di fatto finito i soldi, non hanno più soldi per andare avanti. Questa è una cosa veramente preoccupante perché se così fosse, di fatto significherebbe la fine di questo progetto. Il messaggio va avanti, dicono che loro sono fiduciosi, che risolveranno il problema e che in alcuni mesi, plurale, attiveranno di fatto un sacco di nuove funzionalità. Questo mi preoccupa perché di fatto è in netta contrapposizione col fatto che hanno appena detto che di fatto gli è rimasto un solo mese di vita e poi dicono che in un paio di mesi risolveranno tutto. Vabbè. Poi di fatto c'è la solita chiamata alla community dicendo che serve il coinvolgimento della community, siamo forti, siamo fighi, andiamo avanti. Però di fatto, come vediamo un pochino già sul subreddit di NEM, quindi dedicato alla criptovaluta XEM, c'è tantissima preoccupazione anche fra gli supporter di questa moneta. Di fatto la prima pagina, come vediamo, la prima schermata è tutta dedicata a questo comunicato.
su AR Cryptocurrency, che è il Reddit principale dedicato alle criptovalute. Come sappiamo, sono spesso molto critici per tutti i progetti che non riguardano Bitcoin. Hanno già fatto un RIP, quindi di fatto un riposa in pace, perché già la danno per spacciata. Francamente, anche con tutto il distacco e con tutta la tranquillità che posso pensare di avere quando si parla di questi progetti che vanno su e giù molto rapidamente, francamente la situazione mi sembra abbastanza critica. Io non sono un promotore finanziario, non ho nessun NEM, non ho nessun XEM acquistato nel portafoglio per una serie di motivi. Di fatto non mi sono mai allocato su questo particolare progetto, però di fatto la sensazione che ho è abbastanza preoccupata. Non sono un promotore finanziario, però chi possedesse della criptovaluta XEM nel proprio borsellino farebbe meglio a rivalutare la propria possibilità di esposizione, se non vendere completamente tutto, perché chiaramente c'è sempre la possibilità che ripartano, quantomeno ridurre la propria posizione potrebbe non essere una bruttissima idea. Vediamo qua in diretta. Avevo aperto la pagina di CoinMarketCap qualche minuto fa prima di ricominciare il video, ho fatto un reload e il prezzo è sceso ulteriormente nelle ultime 24 ore, quindi la discesa di prezzo sta accelerando, siamo almeno 11,32%, prima eravamo al 10 e qualcosa. Bene, da zandinturbola.it è tutto, a voi la parola, fatemi sapere che cosa ne pensate di tutta questa vicenda, mi interessa in particolar modo il parere di tutti quelli che hanno investito in XEM, terrete le monete, le venderete, fatemi sapere che cosa ne pensate e se comunque rimarrete fiduciosi per il prossimo futuro. Se invece volete essere informati ogni volta che pubblico un nuovo video, non dimenticate di cliccare sul pulsante rosso iscriviti e sulla campanella che si trova di fianco. Al prossimo video, ciao!